E come preannunciato abbiamo qui con noi adesso Federico Zampaglione dei Tiro Mancino. Federico, benvenuto. Ciao, come stai? Bene, benissimo. Tu come stai? Vedo che sei a Roma. Sì, molto bene, in una Roma soleggiata, sembra veramente estate, anche se, come ci dicevamo prima, certo, pare un po' arrivi un'altra ventata di freddo. Sì, le temperature si abbatteranno di qualche grado, di più di qualche grado nel giro di pochissime ore. Questo lo diciamo a beneficio di voi che ci ascoltate, preparatevi e vestitevi a cipolla. Allora, benvenuto, noi ci siamo visti proprio fisicamente l'ultima volta sul palco del Radio Norba Battiti Live. Eri lì con Emula, torni con un altro singolo per il quale, insomma, già ti faccio i complimenti e ti dico ad inizio, così chiacchierata con te, che starei qui a farti tante domande proprio tecniche sulla scrittura, perché c'è molta stima nei tuoi confronti e sul modo che hai di scrivere. Complimenti, perché riesci ad essere sempre riconoscibile, sempre te stesso, sempre Tiro Mancino, e con una scrittura dal punto di vista melodico e anche dal punto di vista dei testi che racconta la realtà del momento, la contemporaneità, no? Che non è facile, insomma, un bel mix. Ti ringrazio. Sì, diciamo che mi è molto a cuore sempre cercare di dare anche un messaggio, di, sì, parlare di qualcosa di condivisibile nelle canzoni. In questo caso si affronta il discorso sul punto fermo, che è più che mai importante, perché oggi viviamo in una realtà folle, piena, sì, di incomprensibili che ci ruotano intorno alla velocità della luce. Quindi, se non si ha un punto fermo, ragazzi, la vita diventa un casino. Beh, e tu suggerisci dei punti fermi, insomma, in questa canzone. Sicuramente l'aspetto, uno degli aspetti è quello sentimentale. Punto fermo sentimentale. Poi il sentimento può essere diretto verso tante cose. Nel caso del video è un bellissimo rapporto di grande amore tra una ragazza e il suo cane, ma può essere un sentimento per persone, ma anche per passioni. Non so, a me quando mi succede di tutto, rientro la sera a casa, vedo la mia chitarra sul divano e so che quel punto fermo mi aiuta a in qualche modo a dimenticare le cose negative. È bella questa chiave, che si prendano in considerazione tutti i punti fermi, soprattutto che si arrivi a pensarci, perché spesso diamo delle cose per scontato e non ci rendiamo conto comunque di avere delle ancore di salvezza, dei punti fermi, no? E abbiamo la sensazione, invece, come dicevi tu, di essere sballottati un po' da una parte e dall'altra, dalle maree. Un altro tuo punto fermo è sicuramente il cinema, che è un'altra tua dimensione, anche questo, tra virgolette, fa comodo nei momenti di trambusto, no? Perché un po' sei di qua, un po' sei di là. Sì, poi la cosa, diciamo, comune alle due, alla musica e al cinema, è che sono due espressive, quindi che uno si esprima, diciamo, con la chitarra o con la macchina da presa, l'importante è avere una storia alla base da raccontare e qualche idea buona, perché poi alla fine il mezzo, diciamo, che è secondario. Quindi l'arte è un altro punto fermo. Ma bisogna prima individuarli i punti fermi e poi, ragazzi, bisogna difenderli a tutti i costi, perché appunto siamo destabilizzati da tutto quello che anche ci viene proposto. Sono milioni ormai le proposte, le cose che ti senti dire. Apri veramente un attimo, certo, Instagram, poi centinaia di reel di fuffaguru, di gente che ti vuole di tutto. E quindi poi a volte ti destabilizza tutto questo. Invece il punto fermo, sai che piove, nevica o tira vento, c'è. La sentiamo allora, dai. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, Federico Zampaglione, Tiro Mancino. Questa è la tua bellissima canzone che stiamo programmando su Radio Norba. Tutto qua, insomma. Buona estate e buona continuazione con questo punto fermo che ci piace molto. Ci vediamo presto. A presto. Ciao. Ciao Federico, grazie, su Radio Norba.